a tutti, Fiera Agricola di Verona, edizione 2020, saluto i presenti, saluto chi ci sta seguendo in diretta Facebook, come anche con gli altri talk show. Siamo in questo contesto estremamente affascinante di una fiera che sta, diciamo, mostrando una capacità di interesse di raccogliere i consensi effettivamente inedita. E questa è una dei quattro talk show che Ruminanzia sta organizzando appunto in collaborazione con l'ente Fiera di Verona su un tema estremamente particolare, perché vi racconto un po' come è nata l'idea e la proposta che ho fatto alla European Meal Board e a Copagri di fare questo incontro. È nata quando il 15 di novembre siamo stati invitati a Montichiari alla presentazione della Carta dei Valori, che è una cosa, diciamo, che già nell'invito stimolava estremamente curiosità, perché noi conosciamo bene lo European Meal Board, perché seguiamo la newsletter, pubblichiamo le informazioni, quindi la seguiamo con attenzione. Quando abbiamo visto che la European Meal Board, che poi chiederemo a loro di presentare, a Roberto Cavaliere in particolare, diciamo, che è nel board e rappresenta l'Italia, diciamo, in questa organizzazione qui, quando abbiamo visto innanzitutto già il termine, la Carta dei Valori da presentare alla Commissione Europea, ma quello che ci ha incuriosito molto durante la presentazione erano questi due aspetti della sostenibilità sociale e della sostenibilità ambientale, perché chiaramente di sostenibilità ambientale, di sostenibilità sociale, credo che siano ormai pieni i convegni, si parla solo di questo, però dal dire al fare, si dice, c'è di mezzo il mare. Quello che mi è molto piaciuto di loro è stato proprio invece di inserire all'interno di un documento delle proposte concrete per dare poi la possibilità agli allevatori di recuperare alcuni aspetti, perché sostenibilità sociale altro non è che redditività, perché giustamente gli aspetti di sostenibilità ambientale credo siano un aspetto non più rimandabile, è un aspetto ineludibile, l'ambiente dove viviamo va preservato e il ruolo degli allevatori e degli agricoltori è fondamentale, perché presiedono il territorio. E quindi alcune stanno uscendo anche dei nuovi modi di definire. Prima era sostenere, adesso è probabilmente un retribuire gli allevatori anche per questa custodia del territorio, la custodia della biodiversità, la custodia anche delle tradizioni culturali territoriali. E in quella conferenza stampa, devo dire, queste cose sono uscite e noi poi abbiamo fatto anche un reportage. Però abbiamo pensato che fare un talk show in un ambiente del genere, cioè la Fiera Internazionale dell'Agricoltura, che un po' ci rappresenta, non voglio mai dimenticare e ricorderò sempre alcune informazioni. L'agricoltura italiana in questo momento, nel contesto europeo, per fatturato e profitto è il numero uno. Quindi noi non siamo un'agricoltura marginale in un contesto europeo. Sia come volumi, ma ripeto, come marginale, ma anche come idee. Io credo e mi auguro, ne parlavo prima con dei colleghi giornalisti, che l'Italia forse sarà il luogo dove nascerà il dopo DOP e IGP, cioè un qualcosa che si avvicina a quelle che sono i desiderata dei consumatori. Però chiudo qui questa premessa e volevo chiedere a Roberto Cavaliere, che ringrazio appunto della presenza, che oltre a essere nel board di European Meal Board è anche il presidente di Copagri Lombardia, e ci daremo del tu tutti quanti. Roberto, ci puoi spiegare bene questa cosa della Carta dei Valori? Che cos'è? Che cosa avete voluto fare? Grazie direttore, grazie per questo evento che è proprio nato in un momento di grande transizione dell'agricoltura italiana ed europea. Noi siamo di fronte ad una grande nuova sfida, che è la riforma della politica agricola comune, una nuova Commissione europea che si è appena insediata, e quindi sono relazioni nuove che si stanno instaurando nel sistema comunitario. Questa notte è uscita la Gran Bretagna, proprio siamo al primo giorno di un'Europa a 27, quindi con un importante paese che ha deciso
di rompere questo, questa unione economico-commerciale e sociale che è l'Unione Europea, quindi è un momento molto particolare. L'European Milk Board nasce in Italia, quindi è un'associazione che negli ultimi 10 anni ha rappresentato a tutti i livelli le problematiche del mondo dei produttori di latte e soprattutto le grandi difficoltà economiche che questo comparto sta vivendo negli ultimi anni e purtroppo noi diciamo da troppi anni. E insieme a questo mondo di produttori che dal 2006 stanno difendendo quella che è la propria tradizione, quella che è la propria storia, quella che è la propria vocazione, quella che è una vocazione, una passione, perché fare l'imprenditore agricolo oggi nel settore lattiero caseario, ne abbiamo parlato anche nel meeting europeo a Brescia, oggi non siamo più degli imprenditori, siamo quasi degli eroi che tutti i giorni ci difendiamo nelle tante difficoltà. E cogliendo queste nuove esigenze, quindi facendo propria questa grande necessità di rinnovare anche il confronto con le istituzioni europee, con le istituzioni nazionali, con le istituzioni locali, ma soprattutto con i consumatori, perché riteniamo che negli ultimi 20 anni il mondo dell'agricoltura abbia troppo distaccato il rapporto tra il mondo della produzione e il mondo dei consumatori, ci siamo troppo rinchiusi noi stessi, quindi abbiamo chiuso troppo le aziende, non tanto dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista delle relazioni, abbiamo una filiera che è troppo lunga, è troppo disorganizzata, è troppo conflittuale, perché questo conflitto tra produttori, trasformatori, grande distribuzione e consumatori non è un conflitto virtuoso, non è un conflitto positivo. Ecco, da lì è nata questa esigenza di dare e lanciare dei messaggi nuovi. E quando abbiamo immaginato il primo approccio da portare nella riforma che noi oggi stiamo chiedendo comunitaria della PAC, una riforma che deve guardare al mondo della zootecnia soprattutto come un settore virtuoso, abbiamo detto mettiamoci in discussione noi per primi, noi produttori, e lanciamo questa sfida alle istituzioni con un patto che non può essere solo sociale. Infatti quando parliamo di carta dei valori, perché deve essere un impegno concreto e un nuovo stile, un nuovo modo di vivere non solo l'azienda agricola ma anche il rapporto con chi poi consuma i nostri prodotti. Quali sono oggi i problemi principali che viviamo? Innanzitutto la redditività. Ecco perché sul sociale noi abbiamo lanciato un messaggio molto chiaro. L'agricoltura è la prima economia circolare al mondo e la sostenibilità del reddito degli agricoltori è il primo elemento che noi poniamo sul tavolo del nuovo rapporto istituzionale, perché se non c'è sostenibilità economica non può esserci agricoltura. In questo ci inseriamo anche nella riforma della PAC, siamo molto critici anche sulla parte del ruolo che ha la PAC oggi, che hanno i contributi comunitari. Abbiamo visto che questa distribuzione scollegata dalla produzione ha generato sì probabilmente delle rendite per qualcuno, ma per il mondo dei produttori oggi non riusciamo a coprire i costi di produzione. Poi il dottor Cavalli darà uno spettro anche di cosa significa oggi la gestione aziendale e l'analisi del costo litro latte in un contesto anche di avere a disposizione è uno strumento che poi presenteremo, che presentiamo quest'anno, proprio
per i produttori, associati alla Copagri, ma estesi anche ai produttori di tutte le organizzazioni, perché poi anche questa conflittualità dovrà essere rivista, e quindi il fatto di fare il sistema, quindi fare sinergia in futuro. Quindi primo aspetto, sostenibilità inteso come redditività, dove addirittura noi vorremmo, e nei rapporti che stiamo iniziando ad avere col nuovo commissario, martedì avremo il primo incontro ufficiale col nuovo commissario europeo, ecco, noi vorremmo che venga scritto in maniera molto chiara nella prossima PAC il diritto anche, oltre che al rispetto dell'agricoltore, a quello che vi abbia una marginalità. Il secondo aspetto è della sfida che cogliamo è quella ambientale, perché non c'è agricoltura che noi diciamo che inquini se vengono rispettate le buone pratiche agricole, se vengono chiaramente rispettate quelle che sono le procedure che i nostri nonni ci hanno insegnato, i nostri padri hanno continuato, e noi che oggi rappresentiamo la nuova generazione dell'agricoltura, perché indubbiamente ci dobbiamo preoccupare anche di dare ricambio generazionale, ma nel rispetto anche ambientale, noi diciamo che abbiamo avuto anche delle prove recenti con le grandi piogge, abbiamo dato un grande segnale alle istituzioni di cambiamento di quelle che sono le regole, ci hanno ascoltato, abbiamo svolto le pratiche agricole cercando di dare sì un'attenzione molto a quella che è la ciclo delle culture, perché la buona pratica agricola prevede anche il ciclo delle culture, ma se guardiamo a quello che è l'assorbimento che hanno le nostre culture sulle CO2, quindi su quello che è il rinnovamento dell'aria. Quindi l'agricoltura, quando noi diciamo carta dei valori, ha una straordinaria capacità di dare anche un grande risposta ambientale, quindi sociale, ambientale, perché abbiamo un po' questa tensione con il sistema economico e sociale sul fatto che l'agricoltura sia poco capita da questo. Forse i primi responsabili siamo noi, perché degli eccessi ci sono, ci siamo trascinati, lasciati coinvolgere probabilmente in un sistema anche di allevamento troppo intensivo, ma molte categorie, se parliamo anche dell'ambito zootecnico, i suinicoltori, gli allevatori avicoli, hanno invertito la propria anche visione di impresa negli ultimi anni, dando molto risposta anche a quello che è, oltre che all'aspetto ambientale, anche al benessere animale. Il benessere animale è un altro pilastro su cui l'agricoltura ha investito moltissimo negli ultimi 10-15 anni, e credo che sia tutte le filiere sono state fortemente colpite ed interessate. Noi siamo stati sottoscrittori recentemente di un protocollo sul benessere animale e su quello che è il monitoraggio e il controllo anche sull'uso degli antibiotici, quindi sul pacchetto sostenibilità che abbiamo stipulato con Regione Lombardia e che ora porteremo anche al Ministero, perché abbiamo questa visione anche globale rispetto a quella che è la nostra missione. L'altro aspetto che abbiamo voluto inserire nella Carta dei Valori è l'economia circolare, che per noi significa capire i valori dell'agricoltura, capire i valori dei produttori, inserirli in un contesto economico, sociale, e coinvolgere tutto il mondo, compreso chiaramente principalmente i consumatori, e portarli ad una comprensione totale del mondo agricolo. L'agricoltura è il settore primario. Siamo fortemente convinti che
attraverso il settore primario si possa dare un volano straordinario all'economia globale. Noi abbiamo visto come oggi anche il concetto di globalità ha dei pregi ma anche ha molti difetti. Abbiamo visto che su quello che è l'aspetto sanitario, per esempio del coronavirus, una situazione che è lontanissima dall'Italia e lontanissima dall'Europa, però viene ad intaccare quelli che sono gli equilibri. Quindi noi dobbiamo convivere in un'economia mondiale, sì, ma nel rispetto delle tradizioni e delle economie locali, perché questo connubio tra economia locale, valorizzazione dei prodotti tipici, valorizzazione della storia e quindi anche valorizzazione del nostro straordinario patrimonio culturale può essere l'unico connubio necessario ed indispensabile, quindi non solo necessario, per dare una visione di una nuova agricoltura che oggi vogliamo che si inserisca anche nel mondo del lavoro, perché questa modernizzazione non deve intaccare la capacità dell'agricoltura che ha di dare grandi risposte. E ultimo punto che teniamo a precisare sono i giovani, perché noi vogliamo e vediamo un'agricoltura giovane. Mi dicono che la fiera di quest'anno sia stata una fiera che è partita con i piedi in pantofole, ma oggi si sta veramente concretizzando come un'ottima annata. Abbiamo settori molto importanti, quindi il fatto che l'85% degli agricoltori europei, sono dati drammatici, hanno più di 60 anni, ecco, questo noi lo vogliamo invertire. Quindi al primo posto nella carta dei valori c'è una riscoperta dei giovani in agricoltura. Ci sono alcuni settori come il settore vitivinicolo che ha una grande impronta dei giovani, una grande risposta anche per quanto riguarda le donne in agricoltura, il mondo dell'agriturismo, il mondo della trasformazione. Ecco, questa è l'agricoltura che la nostra organizzazione pone al centro di un interesse e con le sinergie che abbiamo fortemente sostenuto, perché chi vi parla è fondatore dell'European Milk Board, il presidente Verascina si ricorderà sicuramente quando moltissimi anni fa si dibatteva anche su investire o meno su questa unione anche europea, perché anche uscire dalle sterili ed inutili dibattiti tra Italia contro Germania o Francia contro Danimarca o Belgio. Ecco, noi abbiamo voluto costruire questo modello d'Europa facendolo nei fatti, lavorando con un confronto molto stretto e cercando di costruire nuove sinergie, nuove alleanze, guardando il mondo e quindi cercando di guardare nuovi sistemi che possano rappresentare un'agricoltura che si deve innovare, si deve cambiare, ma non deve perdere la propria cultura, le proprie tradizioni e la propria storia, soprattutto di dare risposte ai territori. Se noi parliamo di carta dei valori, non ci dobbiamo assolutamente dimenticare della montagna, delle nostre colline, della montagna, di tutto quello che è l'agricoltura di montagna, che ha un impatto forse molto più che sociale, storico, culturale e produttivo. Ma proprio per questo è importante, non dobbiamo dimenticare lo straordinario, la straordinaria risorsa di biodiversità che oggi hanno le nostre culture. Se parliamo delle vigne, abbiamo vigne che hanno 50, 60, 70 anni, 80 anni, ecco, sono un patrimonio di biodiversità unico al mondo. Ecco, questa è l'agricoltura del nuovo millennio e questa è l'agricoltura che noi vogliamo sostenere. Ecco perché questo patto sociale che abbiamo lanciato e che abbiamo anche già così scambiato, abbiamo avuto modo di avere un breve scambio alla Fiera di Berlino qualche settimana fa con il nuovo commissario, abbiamo visto che è molto attento ad un'agricoltura sì
che vada a essere circolare e sostenibile dal punto di vista ambientale, ma attenzione, non c'è sostenibilità se non rispettiamo la redditività e la marginalità dei produttori, che oggi in un sistema di catena del valore è quella più critica. Grazie. No, grazie a te, perché adesso del chiarimenti che ci hai dato, quindi ulteriori informazioni, però prima di passare la parola al presidente dell'European Meal Board e quindi chiedergli anche un breve, ma non necessariamente, un po' panoramica, siamo curiosi di capire cosa sta succedendo in Europa, nelle nazioni, vediamo ogni tanto degli spezzoni nel telegiornale di trattori usciti in Olanda, di a volte criticità in Germania, vediamo anche la, come dire, la vivacità degli agricoltori francesi, volevamo una battuta, però mi congratulo con te Roberto, perché al di là della segnalazione dei problemi e della proposta è uscito ed esce sempre, io la seconda volta che ti ascolto parlare, il cercare ciò che ci unisce piuttosto che quello che ci divide, perché secondo me il nostro paese, ma più in generale l'Europa, ha due grossi problemi, forse sono gli unici problemi. Uno è la neoplasia della burocrazia, e questo sta mettendo in difficoltà tutte le attività produttive, specialmente in Italia, e non vedo sinceramente grossi sforzi perché si semplificano le attività, almeno imprenditoriali ma anche professionali. E la seconda è la ricerca sempre delle divisioni, dei frazionamenti. Sono pochi i momenti nel nostro paese dove si può parlare solo di agricoltura, solo di allevamento a prescindere, e questo credo che sarà forse la sfida culturale più grossa del nostro paese. Però vorrei dare la parola, mi permetto di chiamarlo per nome Erwin, perché è un cognome che non vorrei storpiare e quindi non vorrei fare una brutta figura, quindi mi permetto di chiamarti Erwin. Ti ringrazio di essere qui, perché non sei ovviamente italiano, quindi hai dovuto sostenere un viaggio. Ti chiederei una tua impressione, quello che sta succedendo in Europa, ma non tanto nei palazzi, cosa sta succedendo nelle campagne dell'Europa, nei paesi che a volte spaventano anche la nostra zootecnia, perché a volte ci spaventiamo, ci inonderanno di latte i paesi dell'est, i nemici tedeschi, l'Olanda ci distruggerà, poi vediamo invece anche le vostre sofferenze, no? Vediamo i trattori in piazza, quindi ci fai capire cosa sta succedendo realmente nell'allevamento? Grazie Erwin. Ja, vielen Dank für die Einladung. Leider muss ich auf Deutsch sprechen, da ich kein Italienisch kann. Mille grazie dell'invito. Purtroppo devo parlare in tedesco perché non parlo l'italiano. Mi dispiace molto. Ich komme aus Belgien. Ich bin dort Milchlandwirt, habe einen Betrieb mit 60 Milchkühen gemeinsam mit meinem Sohn. Io vengo dal Belgio, parlo il tedesco. Ho un'azienda agricola, produco latte insieme a mio figlio, ho 60 vacche in mungitura. Und bin der Vorsitzende des EMBs. E da 2 anni sono il presidente dell'EMB a livello europeo, dove Cavaliere è anche nel direttivo. Und eben stellte man die Frage, welche Rolle spielt Italien? Io ho sentito diverse domande e anche proposto. La prima domanda: che ruolo fa l'Italia? Che ruolo fanno gli altri paesi tra Francia, Germania, Olanda e Belgio? Und ich denke, Italien allein wird dieses Problem nicht lösen. E io penso sinceramente che l'Italia da solo non riesce a risolvere questo problema. Parliamoci chiaro. Und deswegen sind wir ja in diesem EMB vereint, wo wir mittlerweile 16 Länder vertreten sind, per mit quello, 20 Organisationen. Per quello che siamo uniti nell'EMB dal 2006, abbiamo 16 nazioni con 20 associazioni a livello europeo, solo per quello, per portare avanti insieme le proposte. Das geht von Portugal, Italien bis zu den Ostblockländern bis rauf nach Dänemark, Irland. In dieser Struktur haben sich die Milchbauern fast aus ganz Europa vereint. In questa struttura veniamo dall'Italia, dal Portogallo, fino in Svezia, fino a Lituania. In questa struttura dell'EMB praticamente, non solo teoreticamente, sono uniti tutti i produttori latiferi d'Europa. Und was wichtig ist, wir haben
im Prinzip ein einziges Ziel und das ist ein kostendeckender Preis mit einer gerechten Entlohnung für die Arbeit für alle Milchbauern in Europa. Una cosa fondamentale, e ripeto, state attenti, una cosa fondamentale sono due cose. I costi di produzione e che abbiamo un reddito sul latte che supera i costi di produzione e possiamo vivere nel futuro con tanta dignità che è fondamentale. Wir wollen nicht weiter von Subventionen, von Prämien leben, sondern von dem, was wir auf unseren Höfen erwirtschaften. E sentite una cosa molto importante, non vogliamo vivere solo della PAC, come ha già accennato Roberto, noi vogliamo vivere e sopravvivere del reddito delle nostre aziende. Und das Ziel ist nicht einfach nur mehr Geld zu verdienen, das Ziel ist einfach, dass wir die Höfe, die wir haben, die wir von unseren Eltern, Großeltern bekommen haben, vernünftig an die nächsten Generationen übergeben können und ihnen auch eine Perspektive für die Zukunft geben können. E non è solo il guadagno o i soldi, ma parliamoci chiaro, noi abbiamo una storia, abbiamo ereditato dei nonni, dei padri e il nostro dovere è dare ai nostri figli le nostre aziende agricole con dignità e col valore e anche col reddito, non solo il reddito. Und wenn wir so zurückblicken auf die letzten 10 Jahre, im Durchschnitt in fast allen europäischen Ländern haben uns im Schnitt ungefähr 10 Cent Milchpreis pro Jahr sind uns verloren gegangen. Se faccio un piccolo riassunto degli ultimi 10 anni in tutta l'Europa, in tutti i paesi, ci mancano circa 10 centesimi in ogni paese sul litro del latte. Minimamente 10 centesimi in tutti i paesi europei. Und man muss sich doch schon die Frage stellen, wieso schaffen es die Milchbauern immer noch zu überleben und immer noch ihre Höfe zu erhalten? Adesso vi faccio io a voi la domanda, perché riusciamo ancora a sopravvivere? Perché riusciamo ancora a portare avanti le nostre aziende? Und eines ist klar, wir arbeiten meistens ohne uns einen eigenen Lohn zu geben. Una cosa è molto chiaro, noi non calcoliamo i nostri stipendi come titolari, non li calcoliamo. Der Vater muss noch bis 80 Jahre auf dem Betrieb arbeiten, der Onkel hilft gratis, der Sohn arbeitet auch ohne Entlohnung. Il nonno lavora ancora gratis con la pensione. Il fratello che ci aiuta al weekend, il figlio va a lavorare e ci aiuta, solo con questi metodi a tutti i paesi in Europa possiamo tirare avanti l'azienda, le nostre aziende, scusatemi. Und was auch sehr schlimm ist, dass meistens das Eigenkapital, was schon seit Generationen auf dem Hof ist, mittlerweile verbrannt wird und dazu gebraucht wird, sich weiter zu verschulden und wirklich diese Produktion aufrechtzuerhalten. E parliamoci chiaro. Fino a qualche anno abbiamo avuto ancora i soldi in banca. Attualmente tutti noi abbiamo solo più debiti in banca. Tutte le aziende sono ipotizzate, o la gran parte, e questo è un problema enorme in tutta l'Europa. Und wenn wir zurückschauen, überall in Europa, stellen wir fest, mit diesem System, wie wir momentan leben, kann alle sehr gut leben. Se facciamo un piccolo riassunto di tutta l'Europa, l'economia, tutti possono sopravvivere tranne noi allevatori. Die Milchindustrie, die kriegt billigen Rohstoff von uns. L'industria prende latte a pochi soldi, riceve da noi latte a pochi soldi. Der Handel bekommt wieder diesen billigen Rohstoff und kann damit sehr gute Geschäfte machen, weil er sie relativ meistens sehr teuer an den Verbraucher verkauft. La grande distribuzione anche lui lo prende a pochi soldi, lo può vendere quasi al raddoppio al consumatore. Und der einzige Verlierer auf der ganzen Strecke ist der Erzeuger, der dieses Produkt herstellt. E chi perde in tutta questa catena? Noi produttori. Und das ist auch eine Feststellung, die es nicht nur bei der Milch gibt, die gibt es beim Fleisch, die gibt es beim Hof, die gibt es in allen Sektoren. E questo noi possiamo considerare che non si può parlare solo del latte, ma tutti i settori zootecnici agricoli, sia del maiale, della carne, della farina e l'uva, tutti sono in perdita, o delle galline. Und ich denke, diese Feststellung, man muss immer von einem Grund, von einer Basis ausgehen. Und diese Feststellung, von dieser Feststellung gehen wir aus und die muss jedem bewusst sein, wie die Situation und nicht nur in Italien, nicht nur in Belgien, sondern in anderen Ländern ist. E io penso che non si deve parlare solo dell'Italia, si deve sapere i problemi sia italiani, ma soprattutto anche tutti i problemi europei e solo insieme possiamo portare avanti questa voce. Und hier ist auch eine ganz wichtige Fragestellung, die wir uns stellen müssen. Wollen wir in Zukunft
der neuen Generation eine Perspektive in der Milchwirtschaft geben. E adesso vi faccio io una domanda molto importante. Vogliamo dare un futuro ai nostri giovani? Punto di domanda. Und wenn wir diesen Jungen, dieser neuen Generation kein Einkommen erwehren, dass die neue Generation nicht mehr am Sozialleben teilnehmen kann, dass die junge Generation nicht mal in Urlaub fahren kann, dass sie Freizeit hat und ein geregeltes Einkommen aus dem Betrieb hat, und wenn wir der jungen Generation weitergeben müssen, du wirst in Zukunft nicht von deinem Produkt leben, sondern du wirst ein Sozialempfänger sein, weil du nur noch von den Prämien lebst. Das kann die Perspektive für die neue Generation nicht sein. E non può essere la prospettiva per il futuro di prendere solo la PAC, non essere aderire ai problemi sociali, alla cultura europea, solo vivere sull'azienda per pagare i redditi. Anche noi allevatori e produttori del latte dobbiamo essere in contatto con tutta l'altra gente, possiamo avere il tempo libero, poter anche andare in ferie. E solo se questo, noi su queste domande abbiamo una risposta, il giovane entra nell'agricoltura. Und eben wurde die Frage gestellt nach Visionen. Ja, wir als EMB, wir haben eine Vision und diese Vision ist ganz klar, dass so viel wie möglich, am besten alle Milchbauern in Europa von ihrem Produkt leben können und ein vernünftiges Dasein, ein vernünftiges Leben haben können. E il signor moderatore mi ha fatto una domanda molto importante, mi ha detto: avete delle visioni per il futuro? È una domanda principale molto importante. Noi come EMB dobbiamo avere visioni, specialmente, ripeto, per i giovani. Noi dobbiamo creare e fare visioni per i giovani per il futuro. Solo con delle visioni serie si può andare nel futuro. Schaut euch doch die Vision an, die man vor 20-30 Jahren gehabt hat. Incominciate a pensare come era la visione 30 anni fa. Und schaut euch das Resultat nach 30 Jahren. E adesso guardate il risultato dopo 30 anni della visione 30 anni fa, dove siamo arrivati oggi. Schaut, wie viele motivierte, gute Leute, wie viel Qualität, Erfahrung, wie viel Bauern aufgegeben haben. Und diese Vision, die man vor 30 Jahren hatte, wenn man das heute zurückblickt, diese Vision und diese Form der Landwirtschaft ist gescheitert. E parliamoci chiaro, se la visione di 30 anni fa è la realtà di oggi, cos'è successo? Tanti giovani hanno chiuso le aziende, l'agricoltura conta poco, e parliamoci chiaro, la politica passata a livello europeo è fallita. Und wir müssen auch schauen, in der Vision wollen wir, dass die Nahrungsmittel in den Händen von Konzernen, der Industrie, dass die Nahrungsmittel in den Händen von Banken, großen Konzernen sind, oder wollen wir haben, dass die Nahrungsmittel, ich sage alle Nahrungsmittel, noch in den Händen der Bauern sind. E poi vi faccio una domanda provocante. Vogliamo per il futuro che le multinazionali hanno il cibo in mano? Che l'industriale comanda sui nostri prodotti? Vogliamo questo? Vi faccio la domanda e noi dobbiamo tentare che almeno noi possiamo vivere o prendere un certo reddito di questa catena che è fondamentale. Ja, wir haben Visionen. Um diese Visionen umzusetzen, brauchen wir auf europäischer Ebene Rahmenbedingungen. Certo, sì, noi, sia con Roberto che l'EMB, abbiamo visioni per il futuro. E per portare avanti le visioni abbiamo bisogno di certe condizioni a livello europeo. Li abbiamo e adesso li spiego. Das Allerwichtigste ist als Ziel Vision vollkostendeckender Preis mit gerechten Entlohnung. La prima visione è costi interi che coprono i costi di produzione più per sopravvivere seriamente con dignità. Wir wollen Krisen verhindern. Noi vogliamo anticipare le crisi del mercato. Schaut euch die letzte Krise an in der Europäischen Union, als man 400.000 Tonnen Magermilchpulver eingelagert hat, was eine Produktionsmenge von 5 Milliarden Liter Milch, die man als Pulver eingelagert hat. Guardate, l'ultima crisi a livello europeo abbiamo immagazzinato 4 miliardi di litri di latte che abbiamo messo in stoccaggio, che ci ha costato 5 miliardi di euro. Und dies ist doch unverantwortlich. Und uns, wir müssen sehen, dass wir europaweit die Menge im Gleichgewicht kriegen. E per quello che noi a livello europeo dobbiamo avere la proposta e l'offerta in equilibrio. Ripeto, proposta e offerta in equilibrio.
Dafür haben wir ein Marktverantwortungsprogramm, ein Krisenmanagementprogramm entwickelt. Per quello che noi a livello europeo abbiamo sviluppato un programma di responsabilità volontario. Und es ist klar, sobald zu viel Milch auf dem Markt ist, wird der Milchpreis fallen. Ed è chiaro, in quel momento che è troppo latte sul mercato, cala subito il prezzo latte. Also brauchen wir auf europäischer Ebene einen Index, der uns dann anzeigt, wenn der Markt aus dem Gleichgewicht ist. Perciò noi vogliamo a livello europeo un indice che ci fa vedere in quel momento che esce, che va fuori dell'equilibrio. Wenn der Index aus dem Gleichgewicht ist, müssen wir als erste Phase alle Bauern in Europa informieren, halt, der Milchpreis, es ist zu viel Milch auf dem Markt, Leute, passt auf, der Milchpreis wird fallen. Quando l'indice va nel negativo, vuol dire c'è troppo latte in produzione in giro in Europa, dobbiamo informare tutti gli europei, allevatori europei, state attenti, il prezzo latte va in crisi, state attenti, non aumentare la produzione, state attenti, arriva un altro allarme. Die zweite Phase ist, wenn dies alles nichts nützt und der Index fällt immer tiefer, dass wir europaweit für einen begrenzten Zeitraum die Bauern verpflichten, ihre Produktion nicht zu steigern. Poi il secondo passo, se rimane ancora fuori in equilibrio, il prezzo sta scendendo, tutti gli allevatori a livello europeo devono diminuire la produzione. Und dann gleichzeitig parallel dazu, dass die Bauern die Möglichkeit haben, freiwillig auf einen Teil ihrer Produktion zu verzichten. E parallelamente i produttori europei devono rinunciare volontariamente alla produzione e prendono il contributo per la volontaria diminuzione di produzione. Wir haben gesehen, dass vor zwei Jahren die Europäische Kommission dieses Instrument aktiviert hat. Es war innerhalb von drei Monaten möglich, in ganz Europa diesen freiwilligen Lieferverzicht zu installieren. Abbiamo visto che la Commissione europea due anni fa ha installato questo strumento per qualche mese e entro in tre mesi il prezzo latte è aumentato e il mercato era in equilibrio. Come Roberto dice, è aumentato in poco tempo 5 centesimi, solo per questo, per l'annuncio dell'istrumento nostro. Nur hat die Kommission einen Denkfehler gemacht und hat während diesem Zeitraum die Produktion nicht gedeckelt. Das heißt, ich konnte weniger produzieren und mein Nachbar konnte gleichzeitig mehr produzieren und das ist total unvernünftig. Solo la Kommissione ha fatto un grandissimo errore, sia mentale che anche in pratica. Io come produttore ho diminuito e il vicino ha aumentato la produzione. E questo è un errore enorme. Se il mio vicino aumenta la produzione, non va in equilibrio, perciò dobbiamo anche cercare che non esce nessuno, splafona nessuno. Giusto Roberto? Und wenn diese Phase 2 auch noch nicht reicht, gehen wir in die Phase 3 ein und die Phase 3 ist es, heißt, dass es eine begrenzte, dass niemand die Produktion steigern darf, aber jeder Bauer wird verpflichtet, seine Produktion um 1 oder 2% zu senken. E se non abbiamo ancora un risultato, arriva il passo 3 o il terzo binario, che la Commissione europea obblighi tutti gli allevatori a livello europeo di diminuire 1 o 2% la produzione. Und wenn wir sehen, dass der Markt anschließend wieder im Gleichgewicht ist und die Preise stabil sind, e poi dopo vediamo se il mercato va in equilibrio, il prezzo sta aumentando, è tutto stabile. Dann kann man diese Maßnahmen wieder aufhören. E poi si può rinunciare al nostro strumento e si può di nuovo incominciare con la produzione normale. All dies würde verhindern, dass in Zukunft erneut diese riesen Pulverberge, die wir gehabt haben, dass die wieder entstehen. Dadurch würde diese Milch erst gar nicht produziert. E perciò non succederebbe più che aumentano le montagne di latte in polvere e non guadagnano gli altri. Parliamoci chiaro, con latte in polvere guadagnano gli altri tranne noi. Wir haben die EU-Kommission gefragt, was hat diese Einlagerung von Pulver gekostet? Io ho fatto la domanda alla Commissione europea, cosa vi ha costato il stoccaggio del latte in polvere? Man hat dieses Pulver eingekauft und anschließend man hat es für 8.800 Euro pro Tonne eingekauft und anschließend für 1.200 Euro wieder auf den Markt gebracht. State attenti, è una cosa fondamentale. Hanno comprato il latte in polvere per lo stoccaggio, per la tonnellate per 8,8 mila euro. 8, wie viel?
Man hat es für 1.800 eingekauft. Scusate, per 1.800 Euro il tonnellate e si è venduto? Per 1.200 verkauft. Svenduto a 1.200, abbiamo avuto una perdita di 600 euro al tonnellate sempre sulla nostra schiena. Tradotto un litro latte sono 15 centesimi al litro. Tradotto, come già ha detto Roberto, abbiamo perso 15 centesimi sul litro del latte con questo strumento del latte in polvere. Dies hat die EU-Kommission mit öffentlichen Geldern, mit dem Geldern der Bevölkerung Europas finanziert, Verlustgeschäfte, Verlust eingekauft, finanziert. La Commissione europea ha finanziato tutte queste perdite con i soldi europei, con i nostri soldi, ha comprato, svenduto e tutto con i soldi nostri. Und zusätzlich hat man noch während 2-3 Jahren die Lagerkosten bezahlen müssen. Più si è dovuto pagare l'affitto dello stoccaggio, la gente che ha amministrato hanno pagato anche tutto questo sempre sulla nostra schiena. Und dies alles mit öffentlichen, mit unseren Steuergeldern. E ripeto, con soldi pubblici e soldi che sarebbero destinati per noi. Wir erwarten von der EU-Kommission, und das ist für Europa, und deswegen ist es ein europäisches Problem und kein italienisches Problem. E per quello vi dico, è un problema europeo, non solo un problema italiano, per quello dobbiamo essere attenti anche insieme a livello europeo. Wir brauchen dieses Kriseninstrument, muss heute eingesetzt werden. Roberto hat es eben gesagt, der Brexit ist gestern installiert worden. Was passiert, wenn der englische Markt in Europa wegbricht? Come già detto appena Roberto, con un grandissimo complimento, ha detto che oggi è il primo giorno dopo il Brexit. E lui fa la domanda, cosa succede se il mercato europeo con l'Inghilterra va in crisi? Un grande punto di domanda. Wir waren zuletzt auf der Europäischen Union und haben mit ihnen diskutiert. Man sagt, wenn der Brexit, wenn die Engländer wegfallen, wird schlimmer sein wie das Russland-Embargo. E vi dico una cosa, la Commissione ha delle previsioni. Adesso state molto attenti a cosa vi dico come Presidente. Il Brexit sarà peggio dell'embargo della Russia. Und ich denke, das ist unsere Aufgabe und es soll die Aufgabe von allen Bauern sein. Es soll die Aufgabe von allen Bauernverbänden, egal wo sie stehen, sich dafür einzusetzen, dass wir Bauern von unserem Produkt leben können. Wir wollen einen fairen Handel haben, wo jeder in der Kette korrekt behandelt worden ist. Io penso questo è il nostro compito, non solo il compito della Copagri o dell'EMB, ma tutti i rappresentanti o associazioni degli allevatori hanno il dovere di tutelare i nostri produttori, di cercare con dignità il nostro prezzo e devono stare molto attenti a cosa succede adesso col Brexit. Die Zeit muss auch vorbei sein, dass der Handel, dass die Industrie, dass die verarbeitende Industrie sich auf unserem Rücken bereichern und wir hinterher nur noch die Sklaven vom Handel, Milchindustrie und der Banken sind. Diese Verantwortung steht uns Bauern zu und wenn wir Bauern uns nicht dafür einsetzen, wie soll es jemand anders tun? E parliamoci chiaro, fino adesso siamo schiavi dell'industria, delle multinazionali e delle grandi distribuzioni. E questa cosa deve essere finito, che noi non siamo più schiavi delle multinazionali e per quello, ripeto, tutte le associazioni a livello europeo devono tutelare il produttore. Zum Schluss möchte ich dann noch die Frage antworten auf die Situation in Deutschland. Die großen Demonstrationen in den Niederlanden, auch bei uns in Belgien waren große Demonstrationen. E adesso come ultimo vorrei rispondere alla domanda, cosa succede con i trattori in Germania, Olanda e in Belgio? Und dieses hat alles angefangen mit der Gülleverordnung. E tutto ha incominciato con i problemi dei nitrati e col problema del liquame. Mittlerweile sehen wir, dass sich das Problem auf alle Sektoren erweitert hat und mittlerweile kommt immer mehr auch in, vor allem in den Niederlanden ist es schon, aber mittlerweile auch in Deutschland, dass man sagt, wenn wir diese Regeln, diese Normen erfüllen müssen, dann brauchen wir auf faire Preise unser Einkommen, um diese Mehrkosten zu bezahlen. E specialmente il problema più grosso è in Olanda, ma va a tutti i paesi europei e se loro dicono che noi dobbiamo risolvere il problema del liquame e dei nitrati, vuol dire che vogliamo aumentare il nostro reddito. Und gestern war in Deutschland, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, hat Angela Merkel ein großes Hilfspaket beschlossen. Ieri in Germania la Merkel ha deliberato un grande pacchetto di aiuto, non so se voi lo sapete già, l'hanno deliberato ieri.
Und die deutsche Regierung hat gestern beschlossen oder vorgestern beschlossen, den Bauern ein Hilfspaket von 1 Milliarde Euro zu geben. E hanno deliberato un pacchetto per solo per la Germania di aiuto per 1 miliardo di euro. Und gestern ein Riesenaufschrei in der Politik Deutschlands. E ieri proprio la politica tedesca ha urlato. Und die Bauern sind wieder auf die Straße gefahren und haben gesagt, dieses Problem kann man mit Geld nicht lösen. Wir wollen eure Milliarde Euro nicht haben. Wir wollen strukturelle Veränderungen haben. E i produttori hanno detto no. Adesso lo dico volgarmente, mettetevi nel culo i vostri soldi, sono venuti con i trattori, dobbiamo cambiare tutta la politica agraria. Adesso l'ho detto in parole brutte, scusate. Und hier sehen wir doch, dass man kann Krisen, man kann Probleme nicht mit Geld lösen. Die Bauern wollen keine finanziellen Hilfspakete haben. Wir brauchen Krisenprogramme, wir brauchen eine veränderte Landwirtschaft. Denn mit Geld wird man uns, die Bauern werden sich dieses Mal mit Geld nicht abspeisen lassen. Questo vuol dire che noi dobbiamo avere degli strumenti di crisi per prevenire la crisi e non vogliamo prendere almosine. Basta. Und diese Evolution wird weitergehen. Diese Welle, die jetzt sich dabei zu entwickeln ist, wird auch in andere Länder umschlagen. Und ich bin überzeugt, in etlichen Monaten, ich kann es nicht genau sagen, wie lange, werden die Bauern auch nach Brüssel fahren und diese Entwicklung wird auch nach Italien rüberschwappen. Io sono convinto nei prossimi mesi questa onda va non solo in Germania, Olanda o in Belgio, arriverà anche a Bruxelles e probabilmente arriverà anche in Italia. Und was uns verbindet in Europa? Perché noi siamo uniti così forti a livello europeo? Wissen Sie, wir sind Bauern. Sapete, noi siamo allevatori. Ob wir Milchbauern sind, Getreidebauern sind, Fleischbauern. Wir lieben diesen Beruf, wir machen diesen Beruf, weil wir alle Bauern, davon bin ich überzeugt, wir wollen die bestmöglichen Nahrungsmittel für unsere Bürger produzieren. Noi amiamo, e vi ripeto, noi tutti gli allevatori, non solo del latte, della carne, tutti, amiamo il nostro mestiere. E noi siamo convinti di dare al consumatore un ottimo prodotto. Und wir Bauern sind vereint. Nur man versucht von außen, von der Industrie, von verschiedenen Bauernverbänden, von verschiedenen Interessen, uns in Europa gegeneinander auszuspielen. E adesso vi dico una cosa molto chiara e aperta. Noi allevatori siamo molto uniti e molto stretti, ma l'industria, la multinazionale e anche adesso la Coldiretti europea, devo dirlo chiaro, vogliono dividerci. Und ich will sogar so weit gehen, es verbindet nicht nur die Bauern in Italien, in Belgien, in Europa. Nein, wir Bauern haben die gleichen Interessen, ob es der Bauer in Burkina Faso, in Senegal, in Mali ist, ob es der Bauer in Indien ist, der Bauer in Weltmann ist. Ich glaube, wir Bauern, uns verbindet alles. E io vi dico una cosa, non siamo solo associati a livello europeo, ma anche l'allevatore in Burkina Faso, in Africa o in India hanno gli stessi problemi come noi. Wir Bauern sind das Herz der Gesellschaft. Wir Bauern produzieren Nahrungsmittel. Wir Bauern ernähren die Gesellschaft. Noi allevatori siamo il cuore del mondo. Noi produciamo dei cibi fantastici. Und ich kann nur alle aufrufen, zerstört dieses nicht. Wenn wir dies zerstören, wenn wir unsere Bauern, wenn wir unsere Landwirtschaft zerstören, wir haben es nach dem Krieg erlebt, als die Landwirtschaft am Boden lag, als die Bevölkerung in Europa Hunger hat. Wir brauchen eine gute Landwirtschaft und wir brauchen gute Bauern und wir brauchen vor allen Dingen eine neue Generation, eine Zukunft von Bauern. State attento, per favore, vi dico una cosa. Non rovinate la nostra agricoltura europea. Abbiamo visto dopo la Seconda Guerra Mondiale come era importante produrre i cibi. State attenti cosa fate. Noi abbiamo bisogno di vivere e state attenti di non rovinarci. Sie haben noch zuletzt gefragt, Bürokratieabbau, Angst vorm Ostblock. Ich denke, wir Bauern, wir brauchen keine Angst vorm Ostblock zu haben. Nicht vor unseren Kollegen im Ostblock, denn wir haben die gleiche Meinung. Lei ha fatto un'altra domanda sia sulla burocrazia e anche sull'Est. E noi siamo amici con tutti i produttori dell'Est, non sono nemici, sono i nostri colleghi, non dobbiamo avere neanche paura dei nostri amici dell'Est. Wir müssen Angst haben vor den Konzernen, vor dem Handel.
der diese Produkte im Ostblock einkauft und hier als Konkurrenz zu unseren Produkten aufhat. Wir brauchen keine Angst vor den Bauern in Rumänien, Ungarn oder Kroatien zu haben, sondern wir müssen Angst haben vor dem Handel, vor dem Aldi, vor dem Lidl, vor dem Carrefour, der dies benutzt, um dort billig ihre Rohstoffe einzukaufen. State attenti, noi dobbiamo avere paura delle multinazionali, dell'industria che compra nell'est a pochi soldi, che manda da noi in Italia, in Europa, tramite Carrefour e diversi grandi distributori i prodotti, che rovina il nostro prodotto. Non abbiamo paura dei nostri colleghi dell'est, ma dell'industria della multinazionale. Und wir brauchen auch keine Angst haben vor neuen Normen, vor neuer Bürokratie. Wenn wir Bauern ein vernünftiges Einkommen haben, wir haben die Fähigkeit und die Kompetenz, dies alles zu lösen. Aber wenn wir kein Einkommen haben, werden wir diese Probleme immer schlechter machen. Noi abbiamo la competenza anche di risolvere i problemi, ma solo con dignità e con i certi soldi. Se non abbiamo reddito, possiamo fare niente. Und ich rufe heute nochmal, ich möchte dies nutzen als europäischer Präsident, als Präsident von 16 Milchbauern in ganz Europa. Lasst uns vereint sein, lasst uns solidarisch sein, lasst uns solidarisch unter den Milchbauern sein, lasst uns solidarisch mit dem Konsumenten sein, denn somit haben wir die beste Chance, die Politik und die Gesellschaft in den richtigen Schranken zu weisen. E adesso come ultima voce, come Presidente europeo, vi voglio dire o gridare fuori, noi rappresentiamo 20 associazioni in 16 paesi, lasciateci essere uniti, così abbiamo la forza, dobbiamo combattere tutto, aiutateci e avanti per il futuro. Grazie Erwin, sei un fiume in piena. Ma molto chiaro. E approfittiamo degli ultimi quarto d'ora a disposizione, anche se non invadiamo lo spazio perché sei sempre tu, Fausto, a gestire la sessione successiva, quindi ci facciamo competizione da soli. No, ti volevamo chiedere, è uscito fuori, allora, di sostenibilità sociale ne stiamo parlando, molti stand, molti espositori stanno parlando di questo, quindi devo dire che molte soluzioni concrete ambientali stanno venendo fuori, però rimane sempre questa ombra della sostenibilità sociale, cioè della redditività. L'abbiamo detto anche in un workshop, in un talk show che abbiamo fatto ieri, perché abbiamo affrontato questo argomento. È sempre singolare che anche nell'edizione 2020 della Fiera di Verona, ancora nel 2020 si debba dire bisogna fare i conti in stalla, sembrerebbe paradossale, no? È come raccomandare a un autotrasportatore che devi mettere il gasolio nella macchina, sembrerebbe un paradosso. Allora ti chiederei, Fausto, in un quarto d'ora, ci fai capire bene quale può essere il contributo della tua attività di società del terziario, quindi di professionisti, il tuo contributo culturale e anche tecnico a capire bene cos'è e quale potenzialità può avere una gestione ottimale del conto economico, che secondo la mia opinione è propedeutica a metterci le mani, perché ovviamente va fatta una battaglia a monte, cioè il prezzo deve avere il latte deve avere un prezzo dignitoso e anche e soprattutto remunerativo, però dall'altra parte bisogna avere attenzione affinché ci sia una redditività intrinseca anche nei momenti di bufera. Ci fai capire, Fausto, se per cortesia ci mette la se per cortesia ci carica la presentazione? Ci può caricare la presentazione? Ok. Fausto, grazie. Grazie, spero di non sconvolgere le telecamere. Mi alzo perché sennò non vedo nulla. Allora, quanti spunti si vede? Quanti spunti ho ricevuto da Erwin riguardo alla sua vibrante presentazione? Proviamo a spiegare alcuni aspetti. Vediamo se va. No? Sì. Allora, partiamo proprio dalla sostenibilità sociale e sostenibilità economica. Parto da questo spunto. È chiaro che la sostenibilità sociale è la sostenibilità economica, proprio perché io ho dato delle definizioni sulle due sostenibilità
In un caso c'è il benessere umano, la sostenibilità sociale, quindi vuol dire un qualcosa che riguarda l'uomo, ma senza l'economia l'allevatore, l'uomo, non campa e quindi non c'è sostenibilità sociale. Quindi quello su cui bisogna puntare è la sostenibilità economica, oltre che quella evidentemente ambientale, vediamo se... Ecco, allora, partiamo da qui. Un giorno, non più tardi di 10 mesi fa, un allevatore mi pose questa frase, che in fondo è l'oggetto del contendere. Non capisco perché lavoro tanto e non mi rimane nulla. È tutto qui in fondo. Lavorare tanto, l'ha detto Erwin, e non guadagnare nulla. E cosa c'è dietro questa frase? Proviamo a tradurla in numeri. I dati sono chiari. Facendo l'analisi del bilancio degli allevamenti da latte, si scopre che mediamente, su una base di 5 anni, è proprio vero. Se guardiamo il costo di produzione lordo per litro latte, e le aziende normalmente producono solo latte, bene, questo costo è superiore alle entrate per litro latte. Non ci scappa. Qualcuno potrebbe chiedersi, ma allora falliscono tutte queste aziende? No, non falliscono per un problema principale, un relativo vantaggio che è una beffa in realtà, e cioè che queste aziende stanno in piedi guardando i bilanci perché il contributo PAC complessivo dato all'azienda dall'Unione Europea riesce a ribaltare il risultato economico e pur intaccandolo come importo rimane un pezzettino a favore dell'allevatore. Tradotto in altra maniera, se non ci fosse la PAC gli allevatori sarebbero falliti tutti. Però attenzione, ragioniamo ancora a ritroso, ma allora la PAC effettivamente chi è che paga? Cioè l'Unione Europea chi è che sta pagando in questo momento? L'allevatore ufficialmente, ma in realtà siccome l'allevatore in qualche maniera dovrebbe avere un piccolo margine di produzione di utile netto, vuol dire che questo utile non c'è perché viene sostituito dalla PAC e quindi la PAC è il margine che avrebbe l'allevatore. Parliamo di un 3-4% di utile netto sulle entrate. Bene, quindi vuol dire che la PAC non viene data all'allevatore, ma viene data agli anelli successivi della catena del valore del prodotto, quindi industria, ma soprattutto grande distribuzione. Quindi il finanziamento pubblico ufficialmente favorisce l'allevatore, in realtà quei soldi vanno trasferiti direttamente agli anelli successivi. E quindi questo è il risultato. Allora, però, a mio modo di vedere, dobbiamo fare anche come allevatori un po' di autocritica. Perché fino a 30 anni fa le cose magari andavano bene, oggi un po' meno. Sottolineo un fatto che oggi il prezzo del latte mediamente pagato dall'allevatore è quello di circa 30 anni fa. Ovviamente qualsiasi, anche non addetto ai lavori, può capire che questo è un assurdo. L'automobile piuttosto che altri prodotti non costano come 30 anni fa, sarebbe bello. Però più precisamente se andassimo a vedere il prezzo del latte che paga la Massai al supermercato, scopriremmo che in questi 30 anni è raddoppiato il prezzo, ma il consumatore gli viene pagato uguale. Quindi c'è qualcosa che non va, questo margine che c'era allora è andato da qualche parte, il dove l'ho detto. Però, devo dire che gli allevatori sono stati indotti a concentrarsi, giustamente per carità, nel corso degli ultimi 30 anni su aspetti che io chiamo produttivistici. Quindi hanno curato la qualità del latte, la produzione di latte per vacca che è aumentata a causa della genetica, il benessere animale, tantissimi dati, la fertilità, la qualità dell'alimentazione. Si è spinto il mondo dell'allevatore sull'aspetto produttivistico. Quindi aziende sempre più efficienti, sempre più grandi,
con terra anche relativamente più ampia a disposizione, un numero sempre minore di aziende, e il risultato però è stato che l'allevatore si è dimenticato di essere imprenditore. Cioè ha dimenticato di conoscere quanto gli costa produrre un litro di latte. E è imprescindibile, non si può essere imprenditori senza conoscere questo aspetto. A te allevatore, quanto costa produrre un litro di latte? E sarà diverso da lui, e da lui, e da lui. Perché ogni produttore avrà il suo costo di litro latte, quindi non si può fare una vera media. Perché quando io parlavo di una media complessiva, all'interno della media si scoprono cose interessanti. La distanza che c'è tra il produttore di latte più bravo, quindi più efficiente dal punto di vista economico, e quello invece che ha un costo superiore, pensate che è di circa 15-18 centesimi al litro, quando parliamo di un prezzo del latte di 35-40 centesimi. Quindi è evidentemente un abisso che in qualche maniera, come tecnico, dico, si può colmare. Bene, allora proviamo a ragionare un po' più addentro. Allora, chiaramente questa è una promessa. Quando parlo di costo di produzione, in realtà può essere fatto un costo di produzione del latte, ma anche di tante altre cose. Non solo vacche da latte, ma capre, pecore e quant'altro, ma anche altre attività che potrebbero essere, sì, l'intelligente strategia di vendere direttamente il prodotto trasformandolo, va bene, ma anche nella trasformazione bisogna avere un'idea economica, come in tutte le altre attività. Quindi misuriamo i fatti economici dell'impresa e favoriamo la diversificazione, perché dovete capire che alla fine uno dei difetti del mondo del latte, diciamo strutturali, è che alla fine uno, il latte è bianco, e ahimè è bianco in tutto il mondo, quindi è una commodity si dice, e in secondo luogo l'allevatore produce solo quello, quindi è strangolato dagli anelli successivi della filiera, quindi industria e grande distribuzione, perché può fare solo quello e non può neanche stoccarlo perché evidentemente il latte è fresco. Quindi la diversificazione dell'attività agricola è senz'altro fondamentale. Allora, parliamo degli errori, perché ci sono tanti errori che commettono gli imprenditori. Beh, il primo, evidentemente, è lavorare in perdita, capirlo tardi, a consuntivo, e non sapere perché. Attenzione, io qui faccio riferimento a due passaggi. Uno, qui stiamo di fronte a un allevatore evoluto, che fa il consuntivo, quindi fa il bilancio, ma lo fa un anno dopo, come tutti i bilanci, e poi dice, ma io perché non ci ho guadagnato? Boh. Quindi fare il bilancio serve poco a consuntivo. Poi, altro aspetto, perdere di vista le priorità. Spesso l'economia, il bilancio in continuo dell'azienda, il costo di tonnellate, permette di dire, questo problema vale 100, quello vale 10.000, allora forse è opportuno orientarsi prima a scegliere un problema grande rispetto a quelli piccoli. Poi lavorare senza una meta, senza riferimenti. Se non ho riferimenti economici su cui operare e orientarmi, va bene tutto e il contrario di tutto. Ignorare i numeri delle altre aziende. Le altre aziende cosa fanno? Come fa a esserci un produttore che produce un litro di latte a 35 centesimi al litro quando a me costa 45? Allora è interessante sapere che ce n'è uno a 35, proprio per aprirsi la mente. Ovviamente bisogna anche sapere che il mio è 45, perché se non lo calcolo. Quindi avere dei benchmark, come si dice. Poi c'è anche un altro aspetto, che questo è magari più insidioso, però è una questione familiare. La mancanza di numeri, e numeri economici, perché di altri numeri ce ne sono tanti, permette a ognuno dei componenti di un'azienda, spesso oggi le aziende sono strutturate in fratelli, nipoti, lo zio, eccetera. Bene, la mancanza di numeri economici non permette di ragionare sui numeri e quindi ognuno dice la sua, e tutti hanno ragione e tutti hanno torto. Quindi la mancanza di numeri economici crea un logoramento nei rapporti tra soci, spesso familiari,
e questo evidentemente è deleterio nella dinamica aziendale. Quindi bilancio non basta fare un bilancio consuntivo, bisogna anche ragionare in diretta, cioè oggi a fine gennaio dove sto andando nella mia azienda come conto economico, qual è l'efficienza economica oggi a un mese dall'inizio dell'anno. Attenzione, io dico sempre che il conto economico, al di là di altri sistemi di bilancio, è una qualcosa che parte sempre come le partite di calcio 0-0. Quindi io posso avere perso l'anno scorso, però quest'anno parto da zero. Quindi a gennaio posso già sapere e valutare se sto sbagliando. E questo, per questo ho bisogno di un sistema di calcolo. Spesso il bilancio viene confuso da tanti allevatori come il conto corrente, l'andamento del conto corrente. Bene, il conto corrente è un qualcosa che non funziona come indicatore, per il semplice motivo che il conto corrente, io dico provocatoriamente all'allevatore, prova a non pagare per 3 mesi il tuo fornitore, cosa succede al tuo conto corrente? Migliora, ma è falso, perché non migliora l'efficienza, fai fare solo da banca ai fornitori. Quindi il conto corrente non è un buon indicatore, è un pessimo indicatore di efficienza. Quindi alla fine lo strumento è il controllo di gestione. Controllo di gestione vuol dire sì bilancio, ma un bilancio che non aspetta il 31-12 per tirare le somme, ma è un bilancio in continuo, mese dopo mese, giorno dopo giorno, evolve e permette di dire dove vado a trovarmi, ci guadagno, ci perdo, dove ci guadagno, dove ci perdo. Quindi vuol dire pianificare gli obiettivi, valutare la situazione, implementare, cioè fare quello che si è deciso di fare e poi monitorare. E così è un circolo che viaggia in questo senso. Quindi il controllo di gestione ha lo scopo di ordinare e mettere in relazione i dati produttivi che ci sono, tanti, gli indici di fertilità, la qualità del latte, la mortalità dei bovini, tante cose, ma mettere in relazione con l'economia, con i soldi, con gli euro. E questa è la parte più importante, perché solo così si possono prendere decisioni che potranno essere anche sbagliate, ma almeno sono razionali il più possibile. Bene, quindi sostanzialmente il controllo di gestione vuol dire progettualità, quindi progettare qual è la mia azienda, come deve essere la mia azienda tra un anno, tra due, tra tre, e dove sto andando rispetto ai miei obiettivi. Quindi il progetto Agridea, che è un software di gestione per il controllo di gestione delle aziende, perché? Per fare tutte le cose e cogliere tutti gli obiettivi che ho detto prima, misurare, anticipare e correggere le situazioni critiche, avere dei benchmark, dei punti di riferimento su cui orientare ogni singolo allevatore, ma anche per obiettivi di sistema. Quindi è chiaro che un'organizzazione che conosce il proprio costo litro latte a livello nazionale, ma perché no anche a livello europeo, può essere un'informazione utile per la contrattazione del prezzo del latte, può essere un'informazione utile per il dialogo con le istituzioni, se no si brancola nel buio. E sostanzialmente, quindi, per farle in breve, per migliorare la sostenibilità economica dell'azienda. Aggiungo, economica sì, ma siamo pure certi che se non c'è sostenibilità economica non c'è neanche quella sociale, ma anche quella ambientale, perché se l'allevatore non guadagna, chiude e l'ambiente non lo gestisce più nessuno, oppure viene gestito male. Quindi questa è una schermata del programma Agridea, costi, ricavi, fatturato, conto economico, eccetera. È un programma di controllo e di gestione, ribadisco, in continuo. Quindi già al 31 gennaio io so come sta andando la mia azienda oggi. E questo è fondamentale, vuol dire anticipare un anno sugli errori che eventualmente potrei notare tra un anno. Questo è sempre un'altra schermata per dire il programma c'è, cioè non è che è una teoria. E una delle ultime riflessioni è, attenzione, perché effettivamente cos'è che
quali sono gli strumenti, i fatti, i fattori che modificano il risultato? Beh, sono tutti questi, sono tantissimi. Quindi le competenze da parte dell'allevatore o di chi lo affianca devono essere tante. L'alimentazione, il costo, la qualità, la mungitura, le cellule somatiche, i robot di mungitura che adesso li stanno diffondendo, la fertilità io lo considero sinceramente il fattore principale della redditività dell'azienda. Una ottima fertilità avrà probabilmente un costo litorale basso. Il benessere animale è fondamentale, si sta facendo tantissimo. Le zoppie, l'agronomia vuol dire appunto impatto ambientale, evidentemente lo spandimento dei liquami, con più appropriato meglio è, e tante altre cose ancora. Quindi il progetto Agridea come un portale aperto a tutti, quindi dove si può leggere alcune informazioni di carattere generale. C'è una parte accreditata di credenziali per l'azienda singola che carica i propri dati in maniera propria anonima, quindi non possono essere visionati da altri. È un bilancio in continuo oggi per oggi, con i costi di produzione, ricavi, costo litro latte e controllo di gestione. Dove guadagno, dove perdo oggi, senza attendere risultati di un anno. Ma in fondo, a ben pensarci, il progetto Agridea, o chiunque dovesse ragionare su questi aspetti a livello di organizzazione, si scoprirebbe che fa parte in fondo dei big data. Quindi le aziende, i dati di tutte le aziende a livello nazionale, regionale, europeo, costituirebbero un insieme, una montagna di dati economici molto utili in tante situazioni che sono quelle istituzionali. E come dicevo prima, oggi tutto il mondo si sta orientando su questi dati analitici di sistema, perché il vantaggio competitivo è strumento essenziale. Quindi elaborazione dei dati, confronto, strategie tempestive, obiettivo. Perché no? E questa è una sfida. Riferimento europeo sul controllo di gestione agricolo zootecnico. Perché non arrivare qui? Quindi a livello nazionale, evidentemente, perché quelli sono i mattoni sotto, ma a livello europeo sarebbe l'obiettivo più sfidante e più interessante. Quindi sostanzialmente, per concludere, il progetto Agridea può fare tante cose, ma in fondo nel disegnino a margine è sostanzialmente la risposta a un problema. Ci ragioniamo assieme tecnico allevatore, perché secondo me il tecnico ha questo ruolo di vedere più aziende, di avere la possibilità di fornire un aiuto importante di ragionamento e di consiglio all'allevatore. Bene, missione compiuta. Abbiamo ottenuto un miglioramento economico significativo dell'allevamento. Quindi il motto di Agridea potrebbe essere questo: ciò che non si misura non si conosce, ciò che non si conosce non si governa, ciò che non si governa non si migliora. Quindi misurare, governare a livello quindi di organizzazione, anche non solo a livello aziendale, il tutto finalizzato a un miglioramento di sistema e di azienda. Grazie, ho terminato. Beh, tanti spunti, tante idee. Presidente, ci vuoi aiutare a concludere questo stimolante incontro, che poi ci lascia però delle parole chiave ben precise, perché condivido molto quello che ha detto il collega Fausto Cavalli, perché su questi aspetti qui in effetti sorprende il fatto che non sia stata data mai la priorità né a livello nazionale ma neanche a livello europeo sul diffondere dei sistemi in cui si possa monitorare in costanza l'andamento dei costi di produzione di un settore primario. Questo sorprende sinceramente, che se ne debba ancora parlare nel 2020. Sembrerebbe propedeutico, a un certo punto l'Italia si era imbarcata in questo
perché lo sappiamo dell'industria, cioè i bilanci sono pubblici, per cui noi possiamo fare un'analisi di quelli che sono i risultati economici di molti settori industriali e quindi in qualche modo. A volte abbiamo avuto l'impressione che non si siano voluti tirare fuori questi dati, perché ve la dico proprio molto spontaneamente, in un ambiente, diciamo, anche se esteso, perché il web è esteso ma protetto, quasi che nella trattativa del prezzo del latte dovesse in qualche modo avere la priorità il pietismo, e questo non è nei rapporti imprenditoriali corretti. Però chiederei al Presidente ormai qualche battuta, perché siamo in conclusione, se ci aiuti a concludere questa giornata. Sì. Io concluderei, grazie, ci vediamo alla prossima. No, mi rendo conto, abbiamo iniziato in ritardo, quindi è giusto che io, alla fine, chi fa le conclusioni deve essere anche bravo a chiudere nei tempi che ci siamo dati. Però io voglio partire da un dato di fatto. Io ho ascoltato con molta attenzione gli interventi che sono stati fatti, al di là dell'aspetto tecnico, al di là dell'aspetto... ho ascoltato gli interventi che sono stati fatti da Roberto, che in questo settore sta lavorando da anni, diciamo da quando è nato, ma che è anche il presidente regionale della Copagri di Lombardia, che fa parte della struttura nazionale ed è responsabile del settore latte a livello nazionale. Quindi sotto questo aspetto ho ascoltato Erwin proprio per avere un quadro più chiaro del sistema europeo, un'Europa che per molti è un'Europa matrigna, si dice. Io su questa strada non ci sono mai andato. Io dico che senza l'Europa noi chiudiamo, ma è altrettanto vero, e dobbiamo dirlo, che senza un'Europa, con regole uguali per tutti, diventa difficile a quel punto. Se noi moriamo senza regole comuni, l'Europa muore con lo stesso sistema. Io non ce l'ho con i produttori dell'est, ma ci mancherebbe, hanno gli stessi problemi, anzi forse hanno problemi superiori ai nostri. Lungi da me pensare queste cose, ma se un litro di latte dall'est mi arriva a meno di 20 centesimi, io qualche problema ce l'ho. Allora ecco perché c'è bisogno di avere delle regole comuni. Io ho bisogno oggi, per fare reddito, di essere competitivo sul mercato, e se le regole non sono uguali per tutti mi diventa difficile essere competitivi. Poi al di là, importante tutto quello che vogliamo, la qualità, ma ci mancherebbe. Allora dobbiamo stabilire delle regole che garantiscono tutti quanti. Un'Europa che permette di far arrivare nel nostro paese dei maiali dalla Cina, quando sappiamo bene che la Cina sta importando maiali da tutta Europa, beh, qualche preoccupazione me la crea. Parliamo di sostenibilità, parliamo di sicurezza alimentare, parliamo di tutto quello che vogliamo, però diamo anche delle garanzie, a partire dai produttori, perché no, dai produttori italiani. E allora, oggi il settore, veniva detto sia da Roberto che da Erwin, insieme a tutta l'agricoltura, lancia un grido d'allarme. Non ce la facciamo più. Poi al di là dei conti che forse non sappiamo fare, ma una volta, guardi, si diceva, almeno dalle mie parti, che il contadino aveva le scarpe grosse ma la mente fine. Quindi non è che i conti non li sa fare molto bene, però ama quella terra, ama quel lavoro, ama quell'attività, al di là di quello che poi gli può portare. Diceva Erwin che da lui si salvano le aziende perché ci sono i pensionati che lavorano. In Italia ci sono i pensionati che mettono la pensione per poter fare andare avanti quell'attività. D'altronde non possono fare altrimenti. Che prendono? Prendono quell'azienda e la spostano in un altro stato. È impossibile, non riescono a fare questo. E allora oggi che cosa chiedono gli allevatori
E cosa chiede quindi tutta l'agricoltura? Chiedono non aiuti. E Erwin, la PAC non è aiuto, sono interventi. Allora gli allevatori chiedono, gli allevatori come gli agricoltori chiedono interventi, interventi mirati a far sviluppare sempre più questo settore. E quali sono questi interventi? Gli interventi sono sul versante della competitività. Appunto, il reddito me lo faccio nel mercato globale e quindi devo capire come orientare questi interventi. Gli interventi vanno fatti sui cambiamenti climatici. Abbiamo visto quello che sta succedendo in questo periodo. Uno lavora per tutto l'anno, arriva un fattore che nessuno si aspetta, tutto ciò che ha investito e tutto ciò che ha fatto per produrre quel prodotto non serve più a niente, perché il prodotto viene distrutto, perché questo sta succedendo in questo periodo. Ci sono malattie a noi sconosciute fino a qualche anno fa, abbiamo visto la xylella, e tenete presente che parlavamo di interventi, l'altro giorno sono stati liberati degli interventi, la cimice asiatica. Avantieri io stavo a Ferrara a una manifestazione di Agri Insieme, il mondo agricolo italiano, possiamo dire che è unito proprio grazie ad Agri Insieme, poi c'è qualcuno che non ci sta, ma non è un problema mio, mi dispiace, le nostre porte sono aperte, ma stavamo là con i produttori agricoli, senza le nostre bandiere, ma con le bandiere dei produttori, insieme, tutti quanti, a porre questo problema, ad affrontare questa situazione. È una cosa strana che sulla cimice asiatica ad oggi ancora non, al di là degli 80 milioni che sono stati messi, parliamo di risorse totalmente insufficienti, visto e considerati i danni che ha creato la cimice e sta creando la cimice. Chiedono interventi sul versante delle infrastrutture. Infrastrutture significa una rete infrastrutturale funzionante, significa poter competere meglio sul mercato. Io facevo una riflessione proprio se noi andiamo sulle infrastrutture, ad esempio quelle materiali, trasportare un prodotto italiano su un mercato europeo costa sui 23-24 centesimi in più di quanto può costare a un produttore spagnolo portare il nostro stesso prodotto. Quindi come faccio io a essere competitivo su questi mercati? La stessa cosa dicasi per le infrastrutture a livello immateriale. Oggi si parla tanto di 5G, ci sono aziende dove non prende manco il telefonino, e in un momento in cui si va avanti con la blockchain, si va avanti con l'e-commerce, come faccio io ad aggredire senza questi strumenti questo nuovo mercato che sta assumendo sempre più peso e sempre più importanza? E poi c'è tutto il discorso della PAC. Io ho sentito Erwin diceva ce la possono pure togliere la PAC. Molti produttori italiani dicono la stessa cosa: ci togliessero sta PAC, tanto poi ci pagano di più il prodotto, col cavolo. Non sono volgare come te, hai visto? Io ho detto col cavolo, resto in termini agricoli, quindi non, cioè nel senso che quel prodotto costerà sempre tanto. Tu facevi il discorso dei prezzi, molto probabilmente abbasseranno i prezzi e quindi dobbiamo essere pronti. Se ci tolgono anche quegli interventi diventa difficile. Ci sono gli Stati Uniti, intervengono come si deve. Devo chiudere. Guardate, io la vorrei fare più lungo, ma avremo altri momenti, altri tempi, ma volevo chiudere in questo modo, perché noi le manifestazioni le facciamo, le stiamo facendo, che non sono solo manifestazioni di protesta, c'è poco da protestare oggi, sono manifestazioni per mettere in evidenza le cose che non vanno, le cose che bisogna fare nell'interesse appunto di tutto il mondo agricolo e di tutto il paese. Ma la cosa importante oggi è quel messaggio che ci viene appunto da questa Carta dei Valori, una Carta dei Valori che riguarda tutti i produttori europei, ma una Carta dei Valori che riguarda anche gli altri segmenti della cosiddetta filiera. Cioè dove, ecco,
dove io la penso un pochino leggermente, in modo leggermente diverso da come posto da Erwin il problema. Cioè io oggi devo incominciare a discutere, a parlare, devo fare con tutti, con l'industria, con l'industria di trasformazione, con la distribuzione, con la grande distribuzione, con i consumatori che non mi possono chiedere un prodotto italiano di qualità che noi d'altronde produciamo e poi quando vanno ai centri commerciali comprano prodotti che nulla hanno a che fare con il prodotto italiano. Quindi questa è anche responsabilità nostra, dobbiamo presentare e valorizzare meglio i nostri prodotti a partire dal latte. Quindi io vado e vorrei andare, e concludo, ben oltre il discorso della filiera. Noi abbiamo bisogno di fare sistema e questo sistema deve partire appunto da tutti noi, deve partire dai produttori. Non ci dobbiamo piangere addosso, lungi da noi piangerci addosso, ma confrontarci per dire noi continuiamo. Sostenibilità, giustamente veniva detto, sostenibilità è quella ambientale, sostenibilità è quella, ma tutto ciò può e deve partire dalla sostenibilità economica per le aziende che oramai non riescono a fare più reddito. Grazie. Bene, grazie. Chiudiamo qui perché abbiamo sforato abbondantemente, anche se il padrone della prossima è sempre Fausto, quindi vi ringrazio. Ringrazio chi è in diretta a Facebook. Comunque Ruminanzia trasmetterà anche la successiva premiazione del concorso dell'Agri Yogurt. Grazie a tutti.